trovo qua proprio per fare un discorso anche nei confronti di Pasolini, cioè praticamente usa la macchina da ripresa come se fosse un pennello e gli sfondi, le ambientazioni, le scenografie come se fosse il supporto. Tanto che, come tutti i grandi artisti, cerca esattamente quello che vuole. Il caso più eclatante, direi, è proprio quello che riguarda il Vangelo secondo Matteo, perché lui ha cercato tantissimo finché ha trovato i sassi di Matera e non avrebbe avuto un altro luogo, lì aveva idea di collocare le sue cose. È imposta l'inquadratura come se fosse un quadro e si rifà a Roberto Longhi, che è uno dei più grandi critici italiani, quello che in pratica ha riscoperto Caravaggio. Posso citare un caso che una volta si è arrabbiato proprio con i critici, perché nel film di Mamma Roma il protagonista, che si chiama Ettore, viene legato e viene messo su un pancone. Allora i critici dissero: preciso, identico, è una citazione del Mantegna. Allora lui si arrabbiò, dice: ma possibile uno lo prende dalle piante dei piedi ed essere mantegnesco? E allora disse: ma non siete capaci di leggere che un'opera nasce da tutta una serie di cose. Cioè l'artista che prende il materiale che gli serve e crea qualcosa di nuovo, in questo è grande. Di Pasolini non si finisce mai di parlarne, perché l'attualità della figura dell'intellettuale a tutto tondo è talmente potente che prevarica i singoli ambiti in cui si è espresso. È stato polemista, è stato scrittore, io direi sommo poeta, è stato grande regista. Un piccolo appunto, diciamo, alla contemporaneità, al contemporaneo, che mi sembra che ci sia una sorta di pasolinismo dell'ultima ora, lo si tira un po' per la giacchetta, a volte attribuendogli anche cose che non ha pensato e non ha neanche teorizzato. La grandezza di Pasolini è essenzialmente nella sua totale laicità. Questa laicità è la forza che lo rende attuale e lo renderà attuale, secondo me, per sempre. Credo che di personaggi di questo spessore ne nascano pochissimi nella storia umana e in un secolo forse uno o due al massimo, non di più. Avete dedicato a Pasolini delle tavole pittoriche, in cosa consistono? Ma vanno indietro nella memoria, nell'infanzia, perché io Pasolini l'ho conosciuto tramite i racconti di papà. Mio padre era contadino, appassionato di cinema e andava a vedere questi film, li commentavamo attorno al braciere la sera. E io ero piccolino, ho sentito parlare tanto di Pasolini, anche perché la realtà che si viveva a quel tempo nel Salento era una realtà assai povera, assai stantia, però c'era questa grande passione e per la lettura e per il cinema. Papà ci raccontava di queste cose qui, tant'è che quando morì Pasolini, oramai eravamo entrati negli anni 70, quindi il benessere era arrivato fra noi. Nella mia famiglia non ci ha creduto nessuno a quel tipo di morte. E subito è apparsa l'ombra nera di qualcosa di più profondo e di più oscuro, sicuramente. E questa cosa io me la sono portata dietro per tanti anni. E ho gioito quando Alessandro Turco mi ha proposto di lavorare a questo tema. E questi ritratti che si vedono contaminati dalle scritture, da pensieri, non sono altro che l'andare indietro, e non solo, i ritratti sono tutti stati realizzati a memoria senza che mi servissi dell'immagine fotografica.